commento al Vangelo di Don Guido Sant'Agata di domenica 30 gennaio 2022. La pagina di Vangelo proposta per questa domenica mi fa pensare a tutte le volte in cui tutti noi, ancora oggi, ritorniamo a fare lo stesso errore degli abitanti di Nazareth. Rimaniamo sempre stupiti, incantati, meravigliati dalla novità che Cristo annuncia, tanto da dargli testimonianza. Quando questa novità però tocca la nostra vita, le nostre idee, le nostre abitudini, qualcosa cambia. Iniziamo a vedere non più il profeta, ma il nemico. Qualcuno da combattere, da allontanare, o meglio da uccidere. Ritorniamo a commettere lo stesso errore di sempre. Dio è in mezzo a noi, lo guardiamo ma non lo vediamo, lo sentiamo ma non lo ascoltiamo. Per fare un esempio, è come camminare per strada, trovare un mendicante e fare finta che non esiste. È l'immagine di come spesso ci rapportiamo con Dio, come se non esistesse. La domanda sorge spontanea: in che Dio crediamo? Nel distributore di grazie e miracoli? Non è il nostro Dio. Un Dio che viene a combattere il nostro cuore ci fa paura. È più comodo avere un Dio jukebox che fa tutto quello che gli chiediamo. È più difficile credere e amare un Dio che ama e accoglie tutti indistintamente che credere in un Dio fatto su misura per noi. Evidentemente il Dio in cui crediamo, se genera in noi desiderio di vendetta, odio e morte, è un altro Dio. Il Dio di Gesù Cristo genera vita, assenza di morte. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. È l'immagine di Dio che non ferma la sua corsa per donare vita. Ci passa accanto. A noi la libertà di seguirlo o di lasciarlo andare.